Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi dopo un po' di tempo torniamo a occuparci di applicazioni launcher, e nello specifico abbiamo pensato di recensire il Nova Launcher che è compatibile soltanto con i device Ice Cream Sandwich, questo perché si prefissa un obiettivo quello di potenziare al massimo l'esperienza per Google. Dico subito che la versione da me testata è quella Prime, ovvero quella a pagamento, costa 3€ rispetto alla versione free, implementa diverse features in più e quindi se siete interessati a questo launcher io personalmente vi consiglio di acquistarlo. Come funziona? Allora, fondamentalmente è molto simile al launcher originale, però abbiamo subito un ritorno al passato. Infatti, basterà toccare per qualche attimo lo schermo per poter accedere alla possibilità di inserire non soltanto sfondi, ma anche widget, scorciatoie e applicazioni, un pochino alla vecchia maniera. Inoltre, un pinch to zoom radunerà tutte le schermate di una singola schermata, ne vedete 5, però possiamo aumentarle fino a un massimo di 7, se ne vogliamo di meno. Possiamo tranquillamente trascinarle sulla X per cancellarle. I widget sono chiaramente ridimensionabili, un puro stile Ice Cream Sandwich. Abbiamo anche gli effetti transizione molto molto carini, come vedete. Questa è quella a cubo, però ce ne sono diversi. Diciamo anche che se avete la versione free, gli effetti scorrimento saranno soltanto due. Nel caso di versione Prime, cioè quella a pagamento, ve ne sbloccherà diversi altri. Ovviamente abbiamo la possibilità di personalizzare la nostra home, quindi strutturare la nostra home per righe e per colonne, decidere un margine per larghezza e per altezza. Se non vi piace, ad esempio, la barra della ricerca integrata di default su tutte le schermate, possiamo volentieri anche disattivarla. Vedete com'è? Infatti non c'è più. Altra novità è la possibilità di personalizzare le icone, ovvero le icone delle cartelle. Quindi possiamo scegliere uno stile con cui visualizzare le applicazioni all'interno di una cartella, a pila, griglia, a ventola, oppure anche lo sfondo della cartella stessa, quindi la forma. Di default è a cerchio, però possiamo scegliere, che so, quella piattaforma. E quindi vedete come lo stile è di fatto cambiato. Altra possibilità è la presentazione del drawer, ovvero il menu delle applicazioni e dei widget. Possiamo nascondere le applicazioni, anche qui decidere un effetto di transizione, deselezionare la possibilità di visualizzare i widget nel drawer. Infatti, scorrendo, vedete come saranno presenti soltanto le applicazioni, però i widget saranno sempre disponibili in questa colonna e in qualsiasi momento potremo appunto applicarli sulla home. Altra possibilità è la personalizzazione del dock, ovvero la barra veloce dove di solito noi integriamo le applicazioni che più velocemente utilizziamo. Possiamo decidere le pagine del dock e poi quanti elementi, quindi quante applicazioni vogliamo integrare nel dock stesso. Di default abbiamo 5 applicazioni integrate e 3 pagine. Altre possibilità sono date da, diciamo, dalla schermata comportamento, dove noi possiamo ad esempio forzare il ridimensionamento dei widget anche per quei widget che non sono concepiti per essere ridimensionati e qualche altra cosina. In ogni caso, la vera novità di questo nuovo launcher in versione Prime sono le gesture personalizzabili. Infatti noi abbiamo detto che con un pinch to zoom noi possiamo radunare tutte le schermate di una singola schermata, ma non solo. Ad esempio, facendo uno swipe dall'alto verso il basso con un singolo dito, la tendina delle notifiche si abbasserà, quindi non per forza partendo, diciamo, dall'alto, ma anche facendo da qualsiasi parte dello schermo. Poi se noi facciamo uno swipe dall'alto verso il basso con due dita, accederemo alla schermata delle applicazioni dei widget. Facendo lo swipe dal basso verso l'alto con due dita, accederemo proprio alla schermata dell'impostazione del nuovo launcher. Però noi abbiamo detto che queste gesture sono personalizzabili, infatti sarà possibile associarle a diverse funzionalità, sottofunzionalità, al lancio di applicazioni e quindi anche scorciatoie. Ad esempio, possiamo decidere di associare a uno swipe la chiamata diretta ad un amico oppure all'esecuzione della nostra playlist musicale e tanto altro. Noi faremo appunto l'esempio del lancio di un'applicazione, scegliamo un gioco a caso, swipe dal basso verso l'alto con un solo dito e il gioco verrà appunto lanciato. Quindi in maniera semplice, intuitiva, immediata e soprattutto in maniera molto molto
naturale. Questo è un punto di forza di questo nuovo launcher, quindi un valore aggiunto molto bello. Quindi io personalmente consiglio questo nuovo launcher a tutti quelli che vogliono magari un'esperienza pur Google, nel senso che non vogliono un launcher che stravolga la grafica di Ice Cream Sandwich così come l'ha concepito Google, però al tempo stesso un launcher che dia la possibilità di personalizzare maggiormente la propria home. Quindi veramente un'ottima applicazione, costa 3 euro, io personalmente la consiglio, ripeto, a tutti. E con questo è tutto, rimando al prossimo video, un saluto da Matteo di Android Geek.